Fondi Italia con Marco Selle in occasione di Modena Ski Pass. Voglio partire da qui, da tanta gente presente e devo dire dall'ottimo spazio ancora una volta ottenuto anche dallo sci di fondo. Sì, è una fiera che da tanti anni dà una mano a tutti gli sport invernali. Tanta gente oggi, soprattutto alla Festa degli Azzurri che si è appena conclusa, è un segno che la gente comunque per gli sport invernali è appassionata e speriamo di poter contribuire perché questa passione continui a crescere. Veniamo da mesi di duro lavoro, anzi venite da mesi di durissimo lavoro, si avvicina l'inizio della stagione, allora a che punto siamo? Ma abbiamo fatto da poco il punto della situazione sia con i tecnici che con i ragazzi, il clima è buono, abbiamo rispettato i programmi che ci eravamo prefissi a maggio, tutto sta andando diciamo secondo i piani. Poi da qui a realizzare i piani ci sono in mezzo gli avversari soprattutto, perché anche loro puntano tutti allo stesso obiettivo, quindi noi speriamo di fare quel piccolo salto di qualità tutti, dai ragazzi delle squadre maggiori ma anche a livello giovanile, e questo sarebbe già un piccolo successo. La federazione è consapevole di non avere più la squadra di Lillehammer 94, di poter vincere 10 gare di Coppa del Mondo come è successo in passato, ma se tutti riusciamo a fare quel piccolo salto di qualità, diciamo siamo in linea con quello che sono stati le premesse, i presupposti di partenza di questa stagione. La cosa che mi ha colpito soprattutto intervistando in precedenza Francesco De Fabiani è sentire quanto la testa sia anche alla staffetta, cioè proprio alla gara di squadra, insomma ci si tiene moltissimo. Sì, una cosa che mi ha sorpreso perché diciamo non la conoscevo così dall'interno, la squadra maschile ma anche la femminile, è che proprio hanno questo spirito di squadra i 6 ragazzi che compongono la squadra A, si aiutano a vicenda. Federico in questo, Pellegrino, è fondamentale perché è un po' il loro trascinatore, e sulla sua scia Francesco sta crescendo e anche gli altri ragazzi che sono più giovani rispetto alle staffette del passato stanno guardando un po' avanti al futuro, magari in proiezione Olimpiadi 2022, nella speranza di poter fare qualcosa a livello di squadra, che pur essendo uno sport individuale dà sempre qualcosa in più vincere assieme agli altri. Federico Pellegrino ai mondiali potrebbe quasi puntare a entrare nella storia, nel senso che ne parlavamo prima proprio con lui, nessuno ha vinto 2 volte consecutivamente, ma soprattutto nessuno neanche ha vinto e poi è salito nuovamente sul podio a un mondiale. Sì, la sua è una specialità ricca di imprevisti, nel senso può andarti tutto bene, puoi trovarti gli avversari o gli sci che quella giornata lì non erano, speriamo che tutto vada bene, lui ha le potenzialità assieme ad altri due suoi avversari per arrivare sul podio, nel senso se fa quella gara là 10 volte io credo che 8 volte arrivi sul podio e qualche volta arrivi anche sul primo gradino del podio. Logicamente è una gara piena di imprevisti, speriamo che capiscano tutti gli altri e che a Federico lo lasciano in pace. L'ultima cosa, come sta andando anche la rinata squadra femminile? Bene, sono contento perché le vedo affiatate, le vedo consapevoli di partire con tranquillità e puntare un po' alla volta a guadagnarsi risultati e rispetto nei confronti di tutti. Sono molto contento di Simone Paredi, che ha fatto un buon lavoro non soltanto a livello metodologico e tecnico ma anche nel compattare questo gruppo e nell'essere sufficientemente determinato, pur essendo al suo primo mandato diciamo, per far fronte a quelle situazioni in cui ci è voluto un po' di esperienza e un po' di carattere, e lui me l'ha dimostrato e sono contento di come sta conducendo il gruppo femminile. Grazie mille.